gli scienziati italiani Antonio Iavarone e Anna La Sorella, attualmente affiliati con il Sylvester Comprehensive Cancer Center della University of Miami Miller School of Medicine, in collaborazione con altre istituzioni, hanno scoperto che il gene mutato LZTR1 causa l'accumulo irregolare delle proteine EGFR ed AXL, che a loro volta promuovono la crescita dei tumori. L'aspetto positive dello studio è che le stesse mutazioni del gene potrebbero fungere da biomarcatori, in quanto gli inibitori potrebbero essere trattamenti efficaci in alcuni pazienti. Lo studio è stato pubblicato da Cancer Discovery, una prestigiosa rivista scientifica dell'American Association for Cancer Research. Tasso di positività in aumento, ricoveri in calo. Sono le due facce che emergono dai dati Covid in Campania. I test effettuati sono stati 18.548. L'indice è al 17,4%. I ricoveri in terapia intensiva sono 9, quelli in degenza 327. Una nuova vittima nelle ultime 48 ore. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha convocato per giovedì 1 dicembre alle 10.30 presso la sala consiliare di Palazzo Mosti un vertice istituzionale per analizzare le problematiche connesse alle emergenze climatiche e conseguenti rischi in ordine al dissesto idrogeologico. In previsione del calo delle temperature, Gesesa consiglia di proteggere i contatori ubicati al di fuori dei fabbricati con materiale isolante, soprattutto se le temperature si abbassano al di sotto dello zero. È opportuno inoltre lasciare scorrere durante la notte un filo d'acqua da un rubinetto interno all'abitazione. Questo accorgimento esclude il permanere dell'acqua all'interno delle tubature, che senza flusso potrebbe congelare e danneggiare l'impianto stesso. Per le abitazioni e locali non utilizzati nel periodo invernale è invece preferibile provvedere alla chiusura del flusso d'acqua. Si rammenta infine che la cura e la protezione del misuratore è di responsabilità dell'utente e pertanto eventuali costi per danni potranno essere ad esso addebitati. Dal mese di aprile 2022 è stato realizzato il progetto Il mondo degli affetti padre-figlio in collaborazione con il CAM, Centro di aiuto al minore, telefono azzurro rivolto alla tutela dei minori, figli dei detenuti. Il carcere, pur essendo un luogo che i bambini sentono estraneo, potenzialmente traumatico, deve necessariamente essere frequentato dai minori pur di mantenere il legame con il genitore, un legame fondamentale per la loro crescita psicoaffettiva. Riaperta completamente a Castelvenere la strada statale Sannitica, che collega Napoli con Campobasso attraverso la Valle Telesina, che era stata chiusa tempestivamente circa 2 mesi fa, a seguito ad un movimento franoso causato dalle abbondanti piogge degli inizi del mese di ottobre scorso. La classifica dei comuni più digitali d'Italia nel 2022 vede confermarsi in vetta Firenze, seguita al secondo posto da Milano e al terzo da un gruppo di città a pari merito, quali Bergamo, Bologna, Cremona, Modena, Roma Capitale e Trento. Sono queste le posizioni di testa di iCity Rank 2022, la ricerca di FPA, società del gruppo Digital 360, presentata a Forum PA Città, che stila la graduatoria dei 108 comuni capoluogo sulla base dell'indice di trasformazione digitale, attraverso 8 indici settoriali che sintetizzano 35 indicatori basati su 150 variabili. Benevento è tra le città meno digitali, infatti tra quelle del mezzogiorno è presente solo Pescara in pole position, che occupa l'ottava posizione della top 10. Occorre convocare al più presto la Commissione Attività Produttive, è la richiesta che i consiglieri del PD Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio hanno formalizzato a Palazzo Mosti. È diventato oramai prassi, scrivono i consiglieri, apprendere dai media di iniziative e provvedimenti adottati dall'amministrazione senza che gli stessi siano stati esposti, illustrati e discussi nella competente commissione consiliare. Sarebbe utile calendarizzare la discussione di questi argomenti chiedendo la partecipazione e la lavori dell'assessore competente e del dirigente responsabile dell'intervento.
Un delicato intervento chirurgico con una tecnica endoscopica mini-invasiva innovativa è stato eseguito con successo su un paziente di 68 anni ricoverato nell'unità operativa di gastroenterologia dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, guidata dal direttore generale Maria Morgante. La procedura effettuata dal dottor Scaglione, coadiuvato dall'equipe medica e infermieristica, è consistita nell'asportazione di una recidiva di una lesione neoplastica superficiale del colon con caratteristiche istologiche di infiltrazione della sottomucosa attraverso la resezione endoscopica a tutto spessore della parete intestinale, sede della lesione, e chiusura del difetto con una clip metallica. Il paziente è seguito nell'immediato post-operatorio, ha mostrato una rapida normalizzazione delle funzioni, tanto da poter essere dimesso con tutta sicurezza il giorno successivo. Presso il Salone delle Riunioni al Polo Museale dell'Agricoltura in contrada Piano Cappelli di Benevento si è tenuto un seminario tecnico formativo destinato agli operatori degli impianti di riscaldamento alimentari a biomasse. L'evento, promosso dalla provincia con la società partecipata ASEA, è stato caratterizzato da un approfondimento dei temi delle innovazioni normative e tecniche delle incentivazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche ed ambientali per gli impianti di riscaldamento, nonché prove tecniche e pratiche. In apertura della prima giornata sono intervenuti i presidenti della provincia e dell'ASEA Nino Lombardi e Giovanni Mastrocinque, il dirigente della provincia alle società partecipate Nicola Boccalone, il responsabile di servizio della provincia Giampaolo Signoriello e Michele Passarella dell'ASEA, nonché Walter Francescato, direttore tecnico dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali, e il consulente Cesare Speroni. Era un impegno che avevamo assunto da parecchio tempo e che con le nuove disposizioni che sono state emanate dalla Regione Campania era obbligatorio, diciamo, da parte della SEA e della provincia di organizzare questo convegno con tecnici esperti per poter dare le indicazioni, tutte le indicazioni possibili ai nostri operatori che possano operare correttamente sul territorio. Ecco, la SEA continua la sua azione sul territorio per quanto riguarda le sue competenze, lo fa con grande professionalità, si è parlato nei giorni scorsi ancora una volta della diga di Campolattaro. Ma guardi, io credo che la SEA sta operando correttamente e nel migliore dei modi. Se lei pensa che io sono entrato a dicembre l'anno scorso e ho trovato i conti bloccati, i conti pignorati, e un debito di 600.000 euro oggi è ridotto del 50%. Se pensa che la diga di Campolattaro adesso ha retto benissimo a queste acque, Benevento non ha avuto nessun problema, eppure la diga è arrivata a 381 metri di livello sul livello del mare, con una quantità di acqua mai raggiunta fino adesso. E quindi è stata tutta un'operazione svolta con serietà, con correttezza e con lealtà da parte di tutto il personale addetto a questo settore. Questa mattina una o due giorni è dedicata a questo corso di formazione per i manutentori. Oggi si rivolge soprattutto all'innovazione della biomassa, alle caldaie tutte quante a biomassa, e mi sembra veramente eccellente l'iniziativa, perché si riesce a dare, credo una delle prime volte, la formazione a tutti i manutentori della provincia di Benevento per come devono operare in sicurezza, ma soprattutto in direzione di questa innovazione proprio delle caldaie a biomasse e a pellet. Ovviamente la SEA veramente sta conducendo egregiamente questo lavoro, che non è solamente custodia o vigilanza della diga, che purtanto è importante per il significativo intervento che è destinato, è uno degli interventi più significativi del Mezzogiorno, che tratterà la potabilizzazione e il servizio irriguo, ma anche la gestione che tiene la SEA per le caldaie, che si è uniformata anche a quello di Benevento per quanto riguarda la tariffa. Devo dire che la SEA può fare ancora di più, perché trattando le energie oggi più che mai possiamo incrociare fondi straordinari con il piano di resilienza, e questo è il lavoro che va fatto in sinergia SEA e provincia, perché la intenzione del socio unico della provincia è rilanciare nuove attività, perché la SEA ha tutta la titolarità per poterle svolgere.
La giunta regionale della Campania ha approvato tra gli altri un provvedimento riguardante la data di inizio dei saldi invernali, che è fissata per la Campania al 5 gennaio 2023 per una durata non superiore ai 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. Nell'aula magna dell'Unifortunato di Benevento si è tenuta la 27esima festa delle stelle al merito sportivo del CONI. Nell'evento sono state consegnate le benemerenze che il CONI nazionale annualmente assegna a dirigenti, tecnici e società sportive per i risultati conseguiti, per la diffusione dei valori dello sport, per la promozione delle attività e della cultura sportiva. Due le stelle d'oro a Nicola Antonelli per il ciclismo e all'US Rugby Benevento per mezzo secolo di attività. Palma di bronzo al merito tecnico ad Anna Pia De Bellis per la ginnastica. Medaglia di bronzo al valore atletico a Nicolò Nordera per la vela. Premi speciali a Nicola Pocino, cronometrista under 104, ad Alfonso D'Ambrosio, nazionale volley trapiantati, nonché per i loro 30 anni di attività alla polisportiva San Giorgio La Molara 92 e alla SD Magic Team 92 per la pallacanestro. È stato consegnato inoltre il gladiatore Sannita ad Alfredo Pietronigro, giornalista dall'85 che da 33 anni sulla sua gazzetta benevento.it non fa mancare notizie di eventi sportivi. L'Unifortunato ha consegnato poi il Fortunato d'Oro al proprio studente Andrea Meliz, personal trainer. Il Panathlon di Benevento ha invece consegnato il premio stile e professionalità a Don Pompilio Cristino. Nel prologo della manifestazione è intervenuta l'attrice e scrittrice Clarissa Barth. La sannita Rossana Pasquino, reduce dai successi mondiali per la scherma in carrozzina, trattenuta fuori sede per impegni agonistici, ha ricevuto la medaglia d'argento al valore atletico del CIP, che le sarà consegnata in un'altra occasione. La manifestazione, come da tradizione, è stata condotta dal giornalista Alfredo Salzano e dal delegato provinciale del CONI, Mario Collarile. Inaugurato il nuovo laboratorio di analisi cliniche della casa di cura GEPOS di Telese Terme, per rendere la diagnosi e la cura meno gravose possibili. Il laboratorio offre servizi di diagnostica strumentale e clinica dal 94. Perno dello stesso, la direttrice, la dottoressa Rosanna Filippone. Telese è una cittadina a vocazione sanitaria, dichiarato dal vasto bacino di utenza. Non solo gli abitanti dei tanti comuni limitrofi, ma gli stessi di quelli al confine col Casertano preferiscono utilizzare i servizi sanitari telesini. Il nostro laboratorio, nel caso specifico, può vantare come cifra caratteristica un rapporto diretto tra sanitario e paziente. Con la nostra presenza, sempre accessibile e per tale via disponibile, si creano rapporti di fiducia, di stima, di affetto, che hanno permesso di scongiurare l'eventuale sentirsi disorientato o addirittura abbandonato del paziente. Non solo locali rinnovati, infatti, per il laboratorio di analisi cliniche GEPOS, ma nuovi macchinari con tecnologia ancora più avanzata per l'ulteriore miglioramento delle performance diagnostiche. Un lavoro reso possibile da coloro che formano l'anima professionale del laboratorio. La dottoressa Marianna Di Petto, aiuto biologa, i tecnici Albino Morone, Giuseppe Del Vecchio, Giulia Iatomasi, l'infermiera Caterina Meglio e l'assistente amministrativa Diana Elia. Il giudice sportivo della Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 14ª giornata, ha squalificato per una giornata 3 calciatori: Nermin Karic, Luca Mazzitelli e Antonio Palumbo. Dopo un giorno di riposo concesso da mister Cannavaro, il Benevento è tornato al lavoro per preparare la sfida casalinga col Palermo. Presso l'antistadio Imbriani, l'allenamento di ripresa è stato caratterizzato da esercitazioni in palestra. A seguire, i calciatori che non sono stati utilizzati nella gara contro la Regina hanno svolto possesso palla e partite a pressione, mentre chi ha giocato a Reggio Calabria ha svolto lavoro di scarico e corsa sul campo. La preparazione dei giallorossi continua con una doppia sessione di lavoro. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.